Siamo alla decima giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa il Laurenzana. Dopo la brutta sconfitta con il Veteres, il Pomarico ha voglia di riscatto, voglia di ritornare la prima della classe. Un Pomarico che inizia subito bene, con la terza Gabriele e Fabio Montano che fanno ballare la difesa avversaria, ma più volte il portiere avversario nega i gol ai pomaricani. Il primo tempo finirà con il parziale di 0-0. Nel secondo tempo, a cambiare il risultato, sarà il solito Fabio Montano, che con una punizione al limite dell'area riesce a beffare il bravissimo portiere, segnando così l'1-0 per il Pomarico. Dopo qualche minuto, il mister Cetera cercherà di chiudere la partita facendo entrare Michele Centonze e il nuovo acquisto Michele Tria. E negli ultimi minuti di gara entrerà anche Giuseppe Acito per contenere gli avversari ormai lanciati tutti in attacco. La partita poi finirà con il risultato di 1-0 per il Pomarico. Vediamo ora le interviste. Sono insieme a Michele Tria nell'Athletic Bungalow, oggi uno dei protagonisti di questa partita. Infatti entra nel secondo tempo e aiuta la squadra a spingere. Michele, dici un po' com'è andata la partita, come hanno giocato i tuoi compagni, descrivici un po' la partita. La partita è stata a senso unico, gli avversari non hanno proprio giocato. Il pallino del gioco l'abbiamo tenuto sempre noi, anche se non siamo riusciti a chiudere prima la partita, facendo solo un gol. Abbiamo rischiato fino al 90esimo di subire il gol. Bella anche l'azione del tuo compagno Fabio Montano, che su un calcio di punizione al limite di ha fatto un bellissimo gol, che ha sbattuto prima al palo interno, poi all'altro palo interno e poi è entrato dentro. Non ha fatto il capocannoniere del girone. E infatti ancora dovrebbe essere ancora lui il capocannoniere del girone. Ti ringrazio Michele, vuoi fare un ringraziamento particolare a qualcuno? Ringrazio tutta la società e tutti quelli che credono in me. Sono insieme a Michele Centonze nell'Athletic Bungalow. Michele, oggi come hai giocato, come pensi di aver giocato e come ha giocato la tua squadra? Allora, sicuramente la squadra ha espresso a sprazzi un bel gioco, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per segnare, c'è stata sicuramente la bravura del portiere che ha preso molti palloni difficili, poi chiaramente è emersa la qualità del nostro attaccante, nonché capocannoniere dei tre gironi, Fabio Montano, che ha risolto la partita con una giocata che anche soprattutto in altre categorie non si vede molto spesso. Esatto. Per quanto riguarda il giudizio sul mio operato, è stata una partita di contenimento, infatti è stata una battaglia, quindi sono contento di quello che ho dato, quindi per la causa della squadra. Vuoi ringraziare qualcuno in particolare? Allora, ringrazio i dirigenti, l'allenatore per la fiducia che mi ha dato e spero che il proseguo del campionato sia sempre su questo livello, perché ce la possiamo fare. Ti ringrazio Michele e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima.